però. Intanto va in sovrapposizione, come vedete, Bonini, ancora Favero. Da Favero a Mauro. Laudrup, Tricella. Per Laudrup, cerca spazio per il tiro, lo effettua ed è il gol. Juventus in vantaggio dopo 25 minuti grazie a questo tiro dalla lunga distanza di Laudrup, ora inquadrato. E Michael Laudrup, 23 anni, alla sua terza stagione con la maglia della Juventus. Attenzione alla ripetizione, al limite dell'area ha controllato Laudrup e poi con eleganza e anche con potenza ha colpito la palla di pieno collo di destro e ha centrato l'angolo basso, forse a mezza altezza, alla destra di Mifsud. Bolognese. Si tratta infatti di Adelmo Paris e Gilles De Ponti, che militavano in prima divisione nello Zurich. Bonini, Laudrup, Alessio a centroarea, il tiro e il gol. Questa volta Alessio non ha sbagliato, è il suo primo gol a livello di coppe europee per squadre di club. Gol di Alessio servito da Laudrup al 37esimo minuto del primo tempo. Anche in questo caso puntualmente assistiamo alla ripetizione, quest'ottimo passaggio smarcante e la conclusione volante di sinistro di Alessio in corsa. Angelo Alessio, 22 anni, attaccante prelevato dopo tre giorni. Un altro colpo di testa di Saliba, quello di Bonini. Mauro a ridosso di Curmi. Ancora Briffa. Aveva appena accennato l'attacco, il pressing, Laudrup ha passato indietro a Grioli. Perde poi palla, la ferla, la recupera Laudrup, Laudrup il tiro e il gol. Laudrup ha approfittato di una vistosa incertezza della difesa avversaria e ha segnato il suo secondo gol personale. Attenzione alla ripetizione, avete visto il giocatore Laferla perdere palla con molta calma, con molta tranquillità. È entrato in area Laudrup, ha osservato il piazzamento del portiere e lo ha spiazzato. 25esimo Laudrup, 37esimo Alessio, 42esimo Laudrup, 3-0 per la Juventus sulla Valletta. Un'altra ripetizione, questa volta dal basso, da parte della squadra esterna 1 di Napoli per il gol di Laudrup. Bonini, apertura per Mauro in posizione di offside, calcio di punizione dunque per la... Le sovrascritte che daremo, quindi un grazie a... Ecco le immagini quindi da Malta, dalla Valletta, con l'azione del quarto gol juventino, con questa progressione di Buso sulla destra, il suo tocco radente al centro dove Alessio tocca di esterno destro e mette in rete il quarto gol juventino. Il gol con il quale la Juventus ha ulteriormente aumentato il suo vantaggio, aveva già segnato tre reti nel corso del primo tempo e ora conduce per 4-0, la partita si sta avviando alla conclusione. Rivediamo una immagine rallentata del gol, ancora con l'attacco della Juventus, con il tocco vincente di Alessio a distanza ravvicinata. 4-0 dunque il punteggio per la Juventus con la partita che sta avvolgendo al termine. Ancora una nuova inquadratura, Buso al centro, Alessio 3-0 e la linea può tornare direttamente a Istanbul, dove spero non sia successo niente. Qui siamo in diretta su Malta, arrivato da